Bene, parliamo del tipo 5 dell'Enneagramma. Il tipo 5 dell'Enneagramma è detto anche il pensatore, il filosofo. Appartiene alla triade della razionalità, e quindi assieme al tipo 6 e al tipo 7. Cosa significa appartenere alla triade della razionalità? Che apparentemente sono persone molto razionali. Però in realtà riescono ad utilizzare poco, diciamo, la razionalità quando servirebbe essere razionali. Per cui, soprattutto nel percorso di disgregazione, il tipo 5 è una persona che, diciamo, ha la parte razionale flebile, cioè che non riesce a prendere le decisioni corrette, razionali nel modo giusto ed è diventa un po' succube, diciamo, della sfera emotiva. In realtà la paura del tipo 5 è proprio quella di non essere in grado di gestire le emozioni, è la paura della parte emozionale. E proprio quindi sono persone che attraverso la sfera logico e razionale cercano di comprimere un po' la sfera emotiva. Ma ovviamente comprimendo la sfera emotiva, questa si rifà, diciamo, attraverso dei meccanismi, potremmo dire, compulsivi, per cui le emozioni si rivendicano facendo fare delle cose che la persona non vorrebbe fare. Ad esempio, non lo so, la persona vorrebbe non fare una telefonata nel campo, ad esempio, di una seduzione, nel campo del coinvolgimento, ed invece subisce, diciamo, una spinta compulsiva della parte emotiva che si vede defraudata, diciamo, della possibilità di gestirsi il suo oggetto di desiderio, che la spinge ad effettuare compulsivamente questa telefonata. E per cui si inizia a crearsi un conflitto, perché una parte a questo punto può essere soddisfatta, ma l'altra parte ovviamente risulta essere un po', diciamo, messa da parte, per cui si ha un difetto, diciamo, proprio sulla sfera razionale. Il tipo 5 viene detto pensatore o filosofo perché è una persona che va alla ricerca della conoscenza, quindi va alla ricerca approfondita delle cose, e in effetti, in un percorso invece di integrazione, questo diventa, diciamo, positivo, nel senso che si inizia a creare una situazione armoniosa tra sfera logica e sfera emotiva, e per cui la razionalità viene utilizzata nel modo giusto, e nel modo giusto vengono utilizzate le capacità di raziocinio, di logica e di razionalità per riuscire ad approfondire le tematiche. Il tipo 5 è un po', tende un po' a isolarsi, nel senso che, come tutti i pensatori, difetta alle volte un po' nel campo della socializzazione, cioè riesce a socializzare poco, tutto sommato, o nel modo sbagliato, sempre questo in un percorso di disgregazione, mentre invece, vedendo la stessa situazione in un percorso di integrazione, un percorso evolutivo, anche la parte, pur essendo presente, diciamo, delle esigenze di solitudine, delle esigenze di essere concentrato su se stesso o sull'argomento, diciamo, in oggetto che la persona vuole approfondire, si manifestano comunque, diciamo, anche delle aperture di socialità verso gli altri, quindi anche di estroversione, per cui il 5 è realizzato. Può essere sicuramente anche una persona estroversa, in grado di socializzare, in grado di esternare quelle che sono le sue conoscenze, in grado di esternare quella che è la sua cultura. Tutto questo non vale invece in un percorso involutivo di disgregazione, dove la persona tende veramente a un'introversione forte, tende ad isolarsi dal mondo e viene percepito dal mondo un po' come, diciamo, un estraneo. Quindi sono persone che magari hanno molto dentro molte conoscenze, molte capacità, ma che poi di fatto non sono in grado di trasferirle, non sono in grado di far sì che gli altri siano partecipi e riescano, diciamo, ad apprezzare queste caratteristiche. Quindi, come si vede, è veramente molto importante poi
poi intraprendere un percorso di integrazione della personalità per sfruttare per ogni tipologia le caratteristiche positive. Bene, vi aspetto al prossimo incontro, sempre sull'Enneagramma. Intanto, per quanto riguarda i temi della seduzione e del coinvolgimento, vi invito a seguire il blog http://seduzionevip.com. Al prossimo incontro, grazie.